Ecco una domanda da $1 milione. A che cosa pensi quando immagini un fisico tonico e in forma? Immagino un ampio petto muscoloso, delle belle braccia massicce e degli addominali scolpiti, giusto? Ma non dimentichiamoci delle gambe. Su, forza, non vorrai mica avere delle gambette secche secche. Dimentica la palestra e prova questo veloce allenamento a casa pensato proprio per le gambe. Iniziamo da 1. Affondi in camminata. Fai un grande passo in avanti con il piede destro. Allo stesso tempo, piega la gamba sinistra in modo che il ginocchio tocchi quasi il pavimento. Quindi, con l'aiuto della gamba destra, muovi il corpo per fare il prossimo affondo. Questa volta la gamba sinistra dovrebbe stare di fronte a te e la gamba destra si piegherà verso il pavimento. Fai 3 serie di affondi e 12 ripetizioni ciascuna. E ricorda di riposare per 30 secondi dopo ogni serie. Nel fare questo esercizio, i muscoli della parte anteriore della gamba lavorano di più, in quanto devono muovere tutto il corpo in alto e in avanti. Questo non solo rafforza tutti i muscoli delle gambe, ma migliora anche l'equilibrio e la stabilità. 2. Squat. Stai dritto con le gambe alla larghezza delle spalle e i piedi paralleli tra loro. Piega le ginocchia e abbassati lentamente verso il pavimento. Immagina di essere in procinto di sederti su una sedia invisibile. Vai più in basso che puoi, con i gomiti che toccano le ginocchia. Tieni il petto e la testa dritti e assicurati che le ginocchia non vadano oltre le dita dei piedi. Rimani in questa posizione per 3-5 secondi. Quindi rimettiti su premendo sui talloni. Gli squat lavorano soprattutto i polpacci, i muscoli posteriori della coscia e i quadricipiti, ma sono anche molto efficaci per scolpire gli addominali e rafforzare la zona lombare e i glutei. Inoltre, sono un ottimo modo per bruciare molte calorie molto velocemente, mantenere il cuore sano e migliorare la capacità polmonare. Fai 3 serie da 12 ripetizioni per ogni serie, ma senza alcuna pausa. Dovresti immediatamente passare all'esercizio successivo, che è 3. Squat con salto. Accovacciati come hai fatto nell'ultimo esercizio, abbassandoti in modo che le cosce siano parallele al pavimento. Rimani in questa posizione per almeno 3 secondi, ma questa volta salta un po'. Quando salti in aria, solleva le braccia sopra la testa. Torna alla posizione dello squat, quindi salta di nuovo. E mi dispiace, nessuna pausa tra i salti. Fai 3 set da 12 ripetizioni, andranno più che bene. E sentiti libero di fare una pausa di 30 secondi per riposare tra una serie e l'altra. Questo esercizio aiuta a tonificare i polpacci, i quadricipiti, i tendini del ginocchio, i glutei e i muscoli del core. È anche bello in quanto coinvolge di più le braccia rispetto agli squat tradizionali e sicuramente fai più cardio. 4. Squat bulgari. Per questo esercizio devi avere una superficie adatta, un divano, una sedia o il tuo letto. La cosa principale è che sia abbastanza stabile da trattenere parte del tuo peso e non farti cadere mentre stai facendo l'esercizio. Stai dritto con le spalle rivolte al mobile di tua scelta e metti il piede destro sull'oggetto, con i piedi rivolti verso il basso. Abbassati lentamente con la gamba sinistra fino a quando il ginocchio destro quasi tocca il pavimento. Tieni così per 3 secondi. Wow! Cerca di mantenere l'equilibrio, quindi con la forza della gamba sinistra rimettiti in piedi. Fai 3 serie da 12 ripetizioni per ogni gamba, senza riposare quando cambi le gambe. Una pausa di 30 secondi tra le serie va bene e probabilmente sarà necessaria. Questo è un grande esercizio per la parte inferiore del corpo, visto che accovacciarsi con solo una gamba aiuta a scolpire i muscoli e, come bonus, migliora l'equilibrio. Inoltre, sentiti libero di tenere un manubrio tra le mani se vuoi alzare un po' il livello di difficoltà. 5. Squat con pulsazioni. Entra nella posizione di partenza per fare uno squat. Piedi alla larghezza delle spalle, paralleli e tutto il resto. Ancora una volta, scendi come per fare uno squat fino a quando i fianchi non sono paralleli al pavimento. Ma questa volta, quando arrivi al punto più basso dello squat, fai alcune pulsazioni muovendo i fianchi su e giù per circa 5 secondi. Quindi, torna alla posizione di partenza. Il trucco è che quando fai queste piccole pulsazioni, impegni e stimoli costantemente i muscoli delle gambe. Inoltre, trattieni il movimento più a lungo e stanchi i muscoli in un modo diverso rispetto a quando fai solo uno squat normale. Cerca di fare questo esercizio per 1 minuto di fila e fai una pausa di 30 secondi prima di passare a... 6. Sollevamento polpacci. Sì, diamo un po' di respiro alle cosce e lavoriamo sui polpacci. Mettiti su un blocco fitness appoggiando la punta dei piedi. Se hai una scala, il primo gradino andrà più che bene. Se è difficile mantenere l'equilibrio, aggrappati a qualcosa come sostegno.
solleva i talloni in modo che tutto il peso corporeo vada sulla punta dei piedi. Quindi abbassa i talloni verso il pavimento il più possibile, in modo da sentire un piacevole allungamento nei polpacci. Fai 3 serie da 12 ripetizioni, con una pausa da 30 secondi tra le serie. Come sempre, un manubrio tra le mani renderà le cose più difficili, il che è un trucco particolarmente utile una volta che hai accumulato tanta forza che il peso corporeo non è più sufficiente. Con questo esercizio, i tuoi polpacci saranno più grandi, più forti e più definiti. Inoltre, aumenta la resistenza nella caviglia. Quindi non ci sarà il rischio di slogarla o torcerla. 7. Affondo con salto. Inizia stando con la gamba destra avanti e le braccia incrociate al petto. Piega le ginocchia e abbassa il corpo in un affondo profondo. Il ginocchio sinistro dovrebbe quasi toccare il pavimento. Quindi, come una molla, salta in aria, estendendo completamente le gambe. Mentre sei a mezz'aria, cambia gamba, portando la gamba sinistra in avanti e la gamba destra indietro. Scendi in un affondo e, senza interruzioni, lancia il corpo in un salto verso l'alto. Gli affondi con salto danno forza e resistenza alla parte inferiore del corpo, bersagliando i quadricipiti, i muscoli posteriori della coscia, i polpacci, i glutei e i flessori dell'anca. Inoltre è un esercizio cardio perfetto e stabilizza il core, migliora la coordinazione e dà la stabilità alle caviglie. Fai questo esercizio per un minuto, se riesci, e vai dritto a... 8. Affondo su gradino. Per questo esercizio avrai bisogno di una panca, uno step o qualcosa di abbastanza robusto e che arrivi all'altezza del ginocchio. Stai di fronte alla piattaforma che hai scelto, con i piedi paralleli e alla distanza delle spalle. Metti il piede destro sulla piattaforma e, spingendo su questo piede, spingi il corpo in aria fino a quando il piede sinistro arriva accanto a quello destro. Tieni fermo per un paio di secondi, quindi abbassa prima la gamba sinistra e poi quella destra sul pavimento. Questo esercizio lavora tutti i muscoli delle gambe e glutei per avere maggiori risultati. Non posso avere forti gambe muscolose con un sedere piatto e moscio. Fai 3 serie dell'esercizio da 12 ripetizioni per ogni gamba. Ricordati di completare le ripetizioni su una gamba prima di passare all'altra. Non fare una pausa tra ripetizioni, ma sentiti libero di riposare per mezzo minuto tra le serie. Dovresti anche sapere che questo esercizio può essere un po' duro sulle ginocchia. Quindi assicurati di fare tutto lentamente e controllato. 9. Sollevamento a gamba dritta. Sdraiati sul pavimento con le braccia lungo i fianchi e le gambe piegate al ginocchio e i piedi distesi sul pavimento. Ora solleva la gamba destra in aria. Tieni quel ginocchio leggermente piegato. Stringi i muscoli del core e dei glutei e solleva i fianchi dal pavimento in modo che il corpo formi una linea dritta dalle spalle al ginocchio sinistro. Tieni questa posizione per un paio di secondi. Quindi, senza abbassare la gamba verso il basso, torna alla posizione di partenza, con la schiena sul pavimento. Non passare alla gamba destra fino a che fai tutte le ripetizioni della gamba sinistra, che saranno 12. E naturalmente ci sono 3 serie per ogni gamba. Il sollevamento a gamba dritta è un ottimo esercizio per lavorare tutti e 3 i muscoli del gluteo, allenare i muscoli posteriori della coscia e per rafforzare la zona lombare. Se ti sembra troppo facile, fai questo esercizio con un bilanciere o un manubrio messo saldamente sui fianchi. E fai in modo di evitare l'errore più comune che le persone compiono mentre fanno questo esercizio. Prima di tutto, non inarcare la schiena quando porti i fianchi in aria, altrimenti potresti avere un brutto infortunio. Inoltre, non lasciare che i fianchi si afflossino o ruotino. Mantieni tutto controllato e teso, per questo devi usare i muscoli. Quali esercizi fai per allenare le tue gambe? Fammi sapere nei commenti. Se hai imparato qualcosa di nuovo, dai a questo video un mi piace e condividilo con un amico. Ma ehi! Non scappare ad allenarti! Abbiamo oltre 2000 video interessanti da farti vedere. Tutto quello che devi fare è scegliere il video a sinistra o a destra. Cliccaci sopra e divertiti. Rimani sul lato positivo della vita.